Allora, siamo di nuovo in questa situazione qui. Io non so davvero, cioè non... Mi sono detto, ok, giro questo video così magari mi do la voglia di far qualcosa. Il problema è che ormai sono talmente dentro questo loop mentale orribile che tipo ho paura di fare i video perché ho paura che tipo, siccome non sono video in cui parlo di cinema, allora mi odierete tutti e vi disiscriverete tutti da questo canale. E quindi tipo penso, no, dovrei parlare di qualcosa, però poi non so di cosa parlare e poi mi dico, no, non posso fare un altro video in cui vado al parco. No, oggi no, non andremo al parco. Però volevo un attimo sistemarmi, cioè... Non lo so, non so che senso avrà questo video, ok? Però no, mi rimetto questo. Quindi oggi pensavo che potremmo fare tutte le cose che di solito mi rilassano e o che faccio in generale quando ho voglia di passare una giornata tranquilla. Il senso nessuno, nessuno, ok? Io spero veramente che nessuno di voi mi odi. Davvero. Comunque, nel mio elenco di cose da fare ci sono: farmi delle maschere alla faccia, così random perché c'ho voglia, truccarmi in modo figo, mettermi un bel vestito, che tra l'altro, regà, ho comprato sto vestito bellissimo, non avrò mai l'occasione di mettermelo perché sì, perché c'è ancora il c***o in giro. Oh no, non posso dire come. C'è Voldemort in giro, quindi se non ho nessun evento a cui mettere sto vestito, ma l'ho comprato perché era bello, ok? Quindi mi metterò un vestito per non andare da nessuna parte, per stare in casa. Poi volevo preparare il tè, però tipo farlo in modo... modo fancy, cioè tipo il tè delle 5 degli inglesi, quindi tipo preparare le tartine. E in tutto questo mi sono anche fatta un autoregalo da sola, da Colvin, usando il mio codice sconto. Sono veramente ridicola, però mi sono fatto un autoregalo di San Valentino perché ho seguito il consiglio di Alex Russo, cioè nessuno può amare me più di me e quindi mi sono fatta un autoregalo. E niente, quindi oggi faremo ste robe, non ve ne frega un cazzo, lo so, però secondo me sarà divertente, cioè almeno fare il tè delle 5. Allora, adesso facciamo un elenco di cose perché secondo me ci sono delle robe da comprare, tipo dobbiamo fare dei panini con il... come si dice in italiano? Con i cetrioli. A me non piacciono i cetrioli, però li faremo lo stesso perché sono tipici, no? Ok, facciamo sta roba. Ho trovato sto sito pazzesco che vi lascio ovviamente qui sotto in descrizione nel caso voleste anche voi farvi il tè delle 5, molto figo. Che dice che praticamente ci servono un po' di cose, tra cui gli scones, che io so essere la cosa più tipica del tè delle 5. Non mi vedete, vabbè, pazienza. Che so essere la cosa più tipica da mangiare con il tè in Inghilterra. Solo che qua non li troverò mai e non ho assolutamente voglia di mettermi a prepararli. Quindi, secondo me, possiamo trovare un'alternativa. Cioè, basta che troviamo qualcosa di dolce che possiamo unire al burro e alla marmellata. Poi, biscotti al burro, top, possiamo comprarli. I tramezzini. Che sono quelli che vi dicevo che hanno il... come si dice? I tramezzini al cetriolo, ok? Lo so, suona male, però secondo me possono essere buoni. Oddio, cetriolo e burro? No, non è vero, secondo me sono schifosi. Potremmo sostituire il burro con la maionese, ok? Mi sembra logico. Poi qua ci sono altre cose, tipo torte, non abbiamo tempo di farle. Marmellata di fragole, questa è fattibile? Che si mangia ovviamente con pane e burro, ok. Dolcetti al limone, chi se ne frega, i brownie. Allora, secondo me possiamo fare così: preparare i tramezzini, il pane con la marmellata e il burro, i biscotti al burro e basta. Se poi troviamo una torta già fatta, quindi direi che possiamo andare a coprire queste robe. L'unica cosa che mi rompe è che non ho un'alzatina per mettere tutte le cose. Mannaggia. Ma vabbè, pazienza. Ci vediamo al supermercato. Ok, ho trovato più o meno le cose che mi servivano per fare il tè inglese. E ho anche deciso che oggi sarà tipo un appuntamento. Quindi faremo tutte quelle cose che... Non so, nella mia mente si farebbero ad un appuntamento, o che io farei ad un appuntamento se stessi portando me stessa ad un appuntamento. Quindi, per chiunque mi volesse portare fuori ad un appuntamento, Timothée Chalamet, prendi appunti, grazie.
call me Timmy, è che la prima cosa da fare è ristrutturarci, perché non possiamo accogliere Timothée così. Quindi prima cosa, maschera per il viso, e poi ci inventiamo tipo un trucco figo. Madonna, ho anche comprato una palette di Colourpop sui toni rosa, viola. Ho tirato fuori alcune maschere che secondo me potremmo fare, ma non so ancora quale fare. Abbiamo questa, anzi venite un po' più avanti. Ho comprato le robe per fare il tè. Hai comprato? Le cose per fare il tè delle 5 come gli inglesi. Ma perché hai preso il pane? Quello non c'entra niente. Il pane. Sì, devo fare la marmellata. Cioè il pane con la marmellata. Ok, ho tirato fuori alcune delle maschere che uso solitamente. Questa è nuova, mi è arrivata qualche giorno fa. Questa di The Ordinary mi piace molto, però non lo so, perché poi dopo magari mi vengono fuori dei brufoli. Non vogliamo dei brufoli mentre ci stiamo truccando. Questa è molto buona, e anche questa. Quindi forse possiamo farle tutte e due. Ma sì. Iniziamo con questa. Ovviamente mi sono già lavata la faccia, mi sono già lavata le mani, ok, ignorate. Tra l'altro i miei capelli orribili. Oddio. Beh, mentre facciamo tutte queste cose divertenti, parliamo un attimo di Malcolm e Marie. Perché, non lo so, raga, cioè io veramente sono rimasta basita da sto film. Molta delusione, molta delusione. Ditemi se a voi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Con alcuni di voi abbiamo già parlato su Instagram dell'argomento. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram. Ci sono un sacco di contenuti, wow, veramente meravigliosi. No, non è vero, non seguitemi su Instagram. No, comunque, tornando a Malcolm e Marie, veramente io non lo so, sono rimasta molto delusa da sto film. Mi è sembrato veramente un film vuoto che voleva darsi questa parvenza di profondità, ma che poi in realtà, boh, non porta a nulla. Come questo video, d'altronde. Però davvero, fatemi sapere se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto. Ho visto che molti sono rimasti delusi, mentre altri invece hanno detto no, è carino. Ci stava o roba del genere, quindi boh, fatemi sapere che cosa ne avete pensato voi, insomma, se siete rimasti delusi o meno. Nulla, mi vado a lavare le mani e questa roba la teniamo per 10 minuti. Ne approfitto per farvi vedere l'autoregalo che mi sono fatta da Colvin. Allora, l'ho aperto ma non ho spacchettato le cose perché volevo farvele vedere. Allora, questo è il kit di San Valentino, mi sono anche autoscritta un bigliettino, ok? Dentro c'è una candela che non ho ancora annusato, la annuseremo insieme. Oh, che carina. È buono. Questa è la candela. C'è scritto rosa e cardamomo. Effettivamente sa di rose un po'. Non lo so, in realtà non sono brava a capire gli odori. Sì, forse rosa e cardamomo, non lo so. Però per me sa tipo di pulito, con un pizzico di dolciastro che però non è stucchevole. Buono, molto buono. Poi ci sono, oddio, ci sono i cioccolatini. Adesso non so se riesco ad aprirli. No. Che cute. So cute. Se non ricordo male, questi qua dovrebbero essere quelli al lampone e questi al tartufo. Oh mio Dio. E poi ovviamente il pezzo forte sono loro, Sandy e Danny. So cute. Eccoli qui, Sandy e Danny, come protagonisti di Grease. Ho adorato questa citazione, e sono due piantine grasse a forma di cuore. Però non lo so, li continueremo a chiamare Sandy e Danny? Secondo me sì, cioè possiamo lasciargli il loro nome, però se avete dei suggerimenti per loro due, sono ben accetti. Tra l'altro anche la scatolina dove vi arriva secondo me è adorabile, ha tutti questi disegnini super carini, infatti nel sito vi invitano a riutilizzarla in qualche modo, darle nuova vita, e effettivamente non lo so, potrei usarla per qualcosa. Quindi, vi ripeto, queste robine in realtà non me le hanno spedite loro, mi sono fatta io da sola questo regalo perché non lo so, volevo farmi un autoregalo e scrivermi da sola un bigliettino, ok? Però ovviamente è sempre valido il mio codice sconto. Tra l'altro questa settimana, visto che c'è di mezzo San Valentino, utilizzando il mio codice sconto potrete avere il 25% al posto del 15% di sconto su qualsiasi acquisto. Quindi ecco, ve lo butto là. Se volete fare un regalo a qualcuno, regalare un mazzo di fiori o anche questo kit di San Valentino, secondo me è super carino. Non vedo l'ora di posizionare Sandy e Danny. Oddio no, però non li distingo. Chi può essere Sandy? Allora, questo è un po' inarcato, quindi Danny perché la D alla gobba. Ok, ha senso, va bene? Quindi Danny e Sandy. Sandy e Danny.
Basta, vado a togliermi sta roba dalla faccia. 1 minute 37 seconds later. Ok, mi sono messa questa maschera, la prima volta che la provo, e ha lo stesso odore dell'estate al limone. Non chiedetemi perché, ma sa un sacco di estate al limone. Forse perché dentro c'è il tè verde. Forse io confondo l'odore dell'estate al limone con l'odore dell'estate al tè verde. Boh. Comunque, sai il fatto che l'ho messa e vediamo cosa fa. Chissà se fa qualcosa, boh. E poi ho tirato fuori anche tutte le robe che vorrei usare per truccarmi oggi, tra cui la palette che vi dicevo, che è questa di Colourpop. Yeah. Che ha tutti questi colori molto rosini, molto carini, che si abbinano anche alle mie unghie. Però no, non so se usarla, perché stavo pensando di mettere un rossetto rosso. Non so ancora se Diva, che è un rossetto rosso molto scuro, o Ruby Woo, che è il tipico rosso. E quindi di conseguenza fare un trucco occhi più tranquillo, cioè mettermi al massimo il glitter. Però non lo so, forse potrei fare tipo un eyeliner viola. Ci starebbe. Non lo so, raga. Vedremo cosa ne uscirà fuori. Ok, alla fine siamo arrivati a questo punto. Mi fa un po' vampiro sto trucco, però ci sta, secondo me. E niente, adesso sistemo sto bordello incredibile. I capelli non hanno senso, però non ho voglia di fare niente ai capelli, quindi faremo questo. Perfetti. Sono pronta a mettere il mio vestito assolutamente fuori luogo per questa situazione, ma vi giuro, cioè secondo me è bellissimo. Cioè se me lo metto in casa, dove me lo metto? Non devo andare da nessuna parte. Io ve l'avevo detto che era fuori luogo questo vestito. Però ovviamente ho i calzini con gli unicorni, perché comunque non, cioè voglio dire, bisogna comunque mantenere una certa serietà. No, allora, in realtà sto vestito mi sta un po' lungo, perché io sono molto bassa e non trovo mai dei vestiti che mi stiano veramente bene. Quindi tipo faccio sempre così, tipo lo rigiro un po' e faccio finta che stia succedendo qualcosa qua. I miei capelli nel frattempo non hanno alcun senso. Forse così. Ma sto robo, non so se così forse. Sì, ha senso. Yeah, degli orecchini! Fanno un po' tipo signora anziana, però comunque ci stanno. Hanno il loro perché. Ok. Salve! Mi sento troppo un vampiro vestita così. Bene, quindi ora che siamo vestiti così, possiamo andare a preparare la nostra merenda. Cioè in realtà secondo me ormai è tardi per il tè e quindi farò una tisana, però prepareremo tutte le cose. Yay! Ok, benvenuti in cucina. È buio, mi sentirete malissimo, ma purtroppo queste sono le condizioni, ok? Niente, è arrivato il momento di preparare il nostro tè, che è diventato tisana del pomeriggio, perché altrimenti io come i bambini non dormo la notte. Niente, qui sono tutte le robe, quindi procederemo a preparare prima di tutto i nostri tramezzini. Devo tagliare il cetriolo. Non è vero, questa mi è uscita. Vabbè, tagliamo fettine a caso. Non so fare le fettine sottili. No, dai, mi stanno venendo, vedi, era solo questione di pratica. Poi prendiamo il pane. Allora, in teoria nella ricetta va messo il burro. Io ho paura che mi faccia schifo, ma voglio comunque provare, quindi ne farò uno col burro e uno con la maionese. Però aspetta, ah no, faccio metà e metà, ok. Ah, ho sbagliato, devo mettere solo in un lato. Vabbè, pazienza, ne farò due allora. Due col burro e due con la maionese. Mettiamo le fettine di questo. Yes. E tagliamo al centro. Ho fatto... No, l'ho tagliato malissimo.
Vabbè, però sono venuti secondo me. Secondo me questo è più buono dell'altro. Cioè, non lo so, burro e cetriolo secondo me non è una buona accoppiata. Non so. Boom. Wow. Forse dovrei tagliarli in cubetti ancora più piccoli. Sì. Ma che carini sono, mio Dio! Ok, assolutamente questi adorabili. Cioè... Non si vede un cavolo. Salve! No, allora, vi ho portati qui perché si vede più da vicino, non lo so. Ho preso anche questo. Il... Oddio! Vassoio, il vassoio. E poi i biscotti, che sono una delle cose per cui sono più gasata, perché sono proprio i biscotti delle nonne, dove dentro di solito non trovi i biscotti, ma qua ci sono davvero. Possiamo iniziare il nostro tè delle 5, però forse siete troppo lontani. Un secondo. Non so cosa assaggiare per prima, perché ho anche preso questa torta. Quanto è carina, c'è un cuore sopra. Sa proprio tipo di torta di compleanno. Mm. Accendiamo la candela. Dove la metto qua? So cute! Sono super curiosa di assaggiare sti robi con il burro, quindi assaggiamo questi. Devo togliere l'apparecchio però. Sexy. Questo credo sia con il burro. Ma non si sente il burro, cioè non sa di burro. C'è un po' sì, un retrogusto. Però è buono, ci sta. È super rosa. Piango. Yummy. Non so come approcciare sta torta. È buonissima. Dentro è tutta rosa. Lo si vedrà. Wow, mi sento super inglese. Niente, quindi come al solito grazie per aver visto questo video assolutamente a caso, come al solito. Spero vi sia piaciuto il nostro tè tisana delle 5, con tutta questa roba molto inglese secondo me. Poi in realtà ci saranno le persone esperte di tè inglese che mi diranno: hai sbagliato tutto, niente di quello che hai fatto va bene, lo so. Ci vediamo prossimamente sul canale, non so con cosa, ormai l'avrete capito che è qui. Il random regna sovrano. E niente, fatemi sapere poi se avete visto Malcolm e Marie, che in vista di San Valentino, wow, che film romantico da vedere. E niente, basta, la smetto. Vi ricordo come al solito i codici sconto qui sotto di Pampling e Colvin. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e basta. Ci vediamo alla prossima. Ciao!